Scommetto che ti sei chiesto molte volte perché lo Hobbit, il film, facesse schifo, vero? Hm? Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi, come anticipato, vediamo perché lo Hobbit è percepito così tanto orrido per molti fan. Ovviamente si parla del film. E colgo l'occasione perché un mio Mellon del clan su Instagram mi aveva chiesto il mio parere riguardo al film. Perché secondo lui la gente avesse così tanto ostilità nei confronti del film e cosa ne penso io dell'opera di Peter Jackson. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Questa storia inizia appena dopo la fine delle riprese del Signore degli Anelli. Peter Jackson voleva tanto fare un film riguardo lo Hobbit, ma la New Line Cinema non era tanto per la quale. Soltanto dopo che la New Line Cinema ha iniziato ad andare in bancarotta, è andata a fare le moine a Peter Jackson chiedendogli: ehi Peter, che ne dici se facciamo quello che hai sempre desiderato nel 2003 e non facciamo lo Hobbit? E così Peter Jackson ha accolto l'offerta, però chiedendo espressamente di non essere il regista, ma quindi solo lo sceneggiatore, perché non voleva competere con se stesso. Mica stupida, vero Peter? E ovviamente, dato che Peter Jackson non voleva competere giustamente con se stesso, hanno dovuto ripiegare su un nuovo regista. E indovinate chi doveva essere? Del Toro, che aveva preso anche il ruolo di sceneggiatore. E quindi Peter Jackson e Del Toro avevano alcune opinioni contrastanti. Una di queste è quella che tutti odiamo: Del Toro voleva Tauriel, Peter Jackson non la voleva, e quindi ma non è andato tutto come previsto, perché il film ha subito diversi ritardi e per questo Del Toro è uscito di scena, entrando quindi Peter Jackson nel ruolo di regista e sceneggiatore, che ha completamente stravolto tutto il lavoro di Del Toro, perché Del Toro aveva altre concezioni dello Hobbit, voleva renderlo un po' più fiabesco. E Peter Jackson ha completamente stravolto la cosa. Tutta questa introduzione non è data al caso, ma anzi ci permette di capire perché lo Hobbit è di gran lunga inferiore al Signore degli Anelli. Abbiamo detto che la produzione del film ha avuto grossi ritardi e, legato appunto a questi ritardi, si cela l'enorme difetto dell'opera, ovvero l'uso eccessivo della CGI. Capiamoci, è fatto benissimo, cioè è realizzato benissimo le parti in CGI, davvero è sorprendente. Basta vedere Gollum quanto è fatto bene. La prima volta che l'ho visto mi si è accapponata la pelle e avevo i brividini, infatti ce li ho anche adesso. Ma diciamo che l'utilizzo eccessivo del computer ha tolto tutta quell'atmosfera di credulità, perché si vedeva troppo il contrasto tra il vero e il finto, anche perché è dato dal fatto che Peter Jackson ha voluto registrare le scene in un formato molto più avanzato e quindi ha compromesso un po' la qualità, facendo notare molto di più il lavoro realizzato con il computer in contrasto con tutto ciò che è vero. E quindi l'uso eccessivo del computer ha completamente tolto i punti di forza che vi erano nel Signore degli Anelli, ovvero la mescolanza tra le parti in CGI, le parti in miniature e le parti in silicone, perché appunto, non avendo tempo per realizzare le diverse scale di miniature e le diverse protesi in silicone, si è dovuti per forza ricorrere al metodo più semplice e più breve. Basta vedere come erano molto realistici i Uruk-hai nel Signore degli Anelli, realizzati soltanto in silicone in lattice, rispetto che Azog e tutti quanti gli altri orchi che erano stati fatti completamente in motion capture, che ok, sono fatti bene, però si vede che ha quell'effetto da videogames di adesso. E quindi si nota principalmente una grande mancanza di cura nei dettagli. E infatti si nota, e credo che sia il principale difetto dell'intera opera
cinematografica di Peter Jackson, perché non ti permette di immergerti completamente nell'opera e quindi non hai l'effetto di stupore che hai quando vedi Signore e dici wow, ma io sono davvero su Arda. E un altro principale difetto è l'eccessivo stravolgimento della trama. E non mi riferisco alle parti aggiuntive di Gandalf, quindi quando seguiamo la sua storyline legata a Signore degli Anelli, hanno dato un senso di continuità. Se tu vedi prima la trilogia dell'Hobbit e poi la trilogia del Signore degli Anelli, dà un senso di continuità alla storia. Quindi tutto sommato quelle parti lì possono ancora starci. O l'aggiunta di Legolas quando arrivano al reame boscoso. Diciamo che non mi fa particolarmente senso che addito e dire no, non c'è Legolas, anzi l'averlo aggiunto dà qualcosa in più, perché comunque sappiamo che Legolas è figlio di Tranduil e quindi è scontato che ci si poteva imbattere in Legolas una volta arrivati a Bosco Atro. Mi avrebbe fatto senso e strano non vederlo. Nel libro dello Hobbit gli eventi sono molto più semplici e si svolgono in maniera completamente diversa. Per esempio, lo svolgersi delle vicende tra Bilbo e Smaug avviene completamente diverso. Non vi è alcuno scontro tra Smaug e i nani e Bilbo. Non vi è assolutamente nulla di tutto ciò all'interno del libro, ma piuttosto vediamo che Bilbo va a parlare più volte con Smaug. Smaug si arrabbia, non incontra neanche una volta i nani, anzi pensa che Bilbo è mandato dagli uomini del lago e quindi la furia di Smaug si riversa sui uomini del lago. E allo stesso modo il volere introdurre il personaggio di Azog, che deve fronteggiare i nani e che deve rivendicarsi contro Thorin. Nel libro non vi è niente di tutto ciò. Piuttosto abbiamo il figlio di Azog che cerca vendetta contro Thorin per la morte del padre, cerca vendetta contro i nani. E quindi perché hanno dovuto introdurre Azog anziché il figlio? Potevano semplicemente fare che Azog è morto e il figlio Bolg cerca vendetta nei confronti del padre. Potevano semplicemente farlo così, senza introdurre il personaggio di Azog. Ed era uguale? Questa è l'unica cosa che non comprendo delle scelte che ha fatto Peter Jackson, perché comunque le scelte dello scontro con Smaug, dell'introduzione delle parti di Gandalf che ci stanno, o comunque delle vicende un po' più movimentate, quindi anche lo scontro tra gli elfi e i nani quando lasciano il reame boscoso nei barili, è diverso, è molto più movimentato, perché ovviamente per mantenere la concentrazione e l'interesse dello spettatore devi dargli un po' più di movimento. Se avessero fatto un film seguendo completamente la trama che aveva scritto Tolkien, probabilmente avrebbe fatto flop come film, perché il modo in cui il professore ha scritto l'Hobbit va bene in formato cartaceo, ma non va troppo bene in formato pellicola. E adesso tu dirai, sì, ma anche Il Signore degli Anelli ha avuto stravolgimenti di trama, e su questo ti do ragione. Ma le scelte che hanno fatto non lo appesantiscono eccessivamente come si percepisce nell'Hobbit, fatta eccezione per la questione di Faramir. Ma dato che Il Signore degli Anelli è un libro molto più complesso, con molte più scene, con molti più personaggi, le scelte che hanno fatto non ne stravolgono eccessivamente la trama. Si percepisce poco perché comunque è un libro lunghissimo e il fatto di tagliare troppe cose ha fatto sì che la storia fosse solo concentrata sull'anello e su Frodo e la compagnia. Quindi il fatto di aver omesso scene come quelle che vediamo di Tom Bombadil ha permesso di evitare di allungare troppo la trama e quindi evitare che lo spettatore si annoiasse eccessivamente e perdesse interesse nel film e nella storia. Mentre nell'Hobbit è avvenuto l'opposto, il fatto che il racconto era breve, era conciso ed era lineare per poter guadagnare più soldi, tornando al discorso che la New Line era a secco, hanno dovuto allungare il brodo, hanno dovuto allungare la trama
per poter guadagnarci di più, cosa molto probabile, e per rendere la storia molto più interessante, molto più accattivante per lo spettatore e quindi mantenere alto l'interesse. Ma potevano semplicemente fare due film rimanendo fedeli alla trama, magari aggiungendo semplicemente qualche azione in più e aggiungendo le parti delle appendici riguardanti Gandalf e quindi collegarsi alla trama del Signore degli Anelli. Non c'era bisogno di allungare troppo il brodo con tre film, perché comunque c'è da dire che in principio dovevano essere già due film, soltanto mentre stavano realizzando il secondo film hanno deciso di farne un terzo. Adesso non mi ricordo se era per volere di Peter Jackson o se era per volere della produzione. Comunque, durante la fase del secondo film avevano deciso di fare anche il terzo. E quindi già si sente che hai preso una tale decisione in corso d'opera, quindi fare tre film piuttosto che due, perché il terzo film si sente proprio che è stato dilungato eccessivamente, che è una cosa dilungata eccessivamente. Ma dopo aver disintegrato completamente Peter Jackson, che comunque resta il mio regista preferito, è giusto dargli qualche merito, ovvero una cosa che apprezzo tantissimo e che comunque c'è da apprezzare tantissimo nel film è che i nani sono molto più caratterizzati rispetto allo Hobbit, il libro, perché nel libro sono tutti molto più simili, tutti molto più uguali, e l'unica cosa che li distingueva erano i colori dei cappucci. Mentre nel film sono molto più caratterizzati e devo dire che sono anche molto meno lamentosi, perché nel libro ti fa salire proprio il crimine in certi punti il fatto che non fanno altro che lamentarsi e far fare tutto a Bilbo, e la cosa mi... Mentre nel film non è particolarmente così, ok? Sì, si lamentano, specie alcuni, specie Thorin che fa il bulbero con Bilbo, che non fai nulla, sei un peso per tutti quanti. C'è da dire che comunque si lamentano molto meno, non fanno ricadere qualsiasi colpa nei confronti di Bilbo, diciamo che c'è molta più cooperazione e non fanno fare tutto e soltanto al povero piccolo Hobbit, ma cooperano assieme come proprio una vera compagnia, anche se nel libro sì, sono tanto lamentosi e sono molto passivi, almeno per come li percepisco io, e non è tanto perché sono un elfo, né? Devo dire che sono molto più rispettosi nei confronti delle altre razze, specialmente con gli elfi. Non vediamo tutto questo astio tra Thorin e Thranduil, anzi nel libro Thorin è molto più rispettoso e a modo nei suoi confronti. Una persona molto stanca dalle fatiche del viaggio e molto affamata, che non sta neanche a perdere tempo a discutere eccessivamente sul perché sei qui. Mentre Thranduil si mostra meno isterico, ok? È spazientito perché deve difendere il suo popolo, dato che comunque il suo regno è circondato dalle forze del male, dal potere dell'oscuro che sta sempre diventando più potente e sta dilagando sempre di più. Detto questo, si può dire che non è colpa del personaggio di Tauriel che il film è considerato brutto. L'unica cosa che c'è da dire è che l'introduzione della sua storia d'amore con Killy, e quindi non tanto aver creato quel personaggio, ma la sua storia d'amore con Killy, fa sì che perde tanto significato l'amicizia tra Legolas e Gimli, quindi si perde tantissimo l'importanza di quella relazione che aveva creato il professore nel Signore degli Anelli. Solo questo c'è da dire, anche se volendo si potrebbe dire, vabbè, Legolas ha visto Tauriel innamorarsi di un nano, ha visto lei aprirsi e comprendere i nani, quindi ha fatto sì che Legolas potesse aprirsi maggiormente con Gimli. Ma capisci che comunque perde il significato lo stesso, il peso del significato che c'è tra la loro amicizia? Sì, non ha senso. Detto questo, a parer mio non lo metto al pari del Signore degli Anelli, anche perché si vede che è troppo finto, anche se è fatto benissimo la parte finta,
però comunque non lo metto, non lo reputo degno del Signore degli Anelli, però se dovessi prendere in considerazione il film così com'è, solo il film senza considerare il libro, potrebbe piacermi, cioè sì, mi piace se lo prendo in considerazione solo il film, perché comunque Peter Jackson e Philippa e Fran sono degli sceneggiatori ottimi. Peter Jackson è un regista eccezionale, sempre innovativo, sempre a un passo con l'innovazione, quindi è un film buono, bello. Sono soddisfatta se considero solo il film. Se dovessi prenderlo in considerazione con il libro e quindi paragonarli, devo ammettere che sarebbe un ni. Ok, non dico completamente un no perché comunque, cioè, si ritorna su Arda, perché comunque è una storia tolkieniana e poterla vedere visivamente è comunque una goduria. Buongiorno uccellino. Però te cosa ne pensi del film? Cosa pensi delle scelte che sono state fatte? E se ti piace come film o se invece lo accantoni proprio, lo cestini completamente? Fammi sapere la tua opinione, perché sono davvero tantissimo curiosa, così da avere uno scambio di opinioni. Spero che questo video ti sia piaciuto, fammelo sapere nei commenti sotto con la tua opinione. Ti ringrazio tanto di essere arrivato fin qui, di aver visto il video. Ringrazio di cuore tutti i nuovi iscritti e ringrazio anche te, soprattutto te che sostieni il canale iscrivendoti, commentando, lasciando like e condividendo il video. Ti ringrazio tanto e ti abbraccio tanto forte di cuore. E ringrazio anche i miei Mellin di Radio Brea e di Sentieri Tolkieniani che sostengono il canale. Vi ringrazio tanto Mellin Nin. Se non li conosci, trovi il link in descrizione. E niente, se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed alfica giornata. Ciao Mellon!